Buongiorno, benvenuti a tutti quanti. Vi ricordo che questa sera c'è Matrix nelle due versioni, quella radiofonica alle 19 su Radio 105 e quella televisiva, come sempre, su Canale 5 dalle 23:30 in poi. Insomma, un tour de force anche oggi per Matrix, ma spero che vi possa piacere. Andiamo subito a vedere qual è la zuppa di porro di oggi, che parte con una cosa che non c'è sui giornali, ma che secondo me meriterebbe di stare sui giornali, perché in una certa misura c'è, per quando Serra oggi nella sua rubrica prende in giro Berlusconi, perché in realtà sembra che prenda in giro Berlusconi, ma prende in giro i suoi elettori, perché dice: pensate un po' voi, mettere il simbolo di Berlusconi nella scheda, secondo tutti, secondo alcuni, vale 2 milioni di voti. E dice: ma questa è una cosa allucinante, incredibile, dice Serra, si stupisce di come gli italiani, è pazzesco che 2 milioni possano votare per il cavaliere, per la sua sola effigie. Insomma, il problema non è il cavaliere, sono queste 2 milioni di persone che sono dei cretini. E evidentemente per Serra, ho semplificato, ma il senso dell'articolo è esattamente questo. Voglio però farvi notare un'altra cosa che è avvenuta ieri sera. Ieri sera, prima di Matrix, è andata in onda un'intervista di Asia Argento su Rai 3 a Carta Bianca. E ve la faccio breve, a parte tutta l'intervista su cui potete vedervela se vi interessa. C'è un tema fondamentale, cioè le si chiede: ma perché tante donne non sono state con te solidali in questa tua denuncia incredibile, alla Giovanna d'Arco, sostanzialmente? Questo era il clima dell'intervista. E lei risponde: beh, insomma, di che ci stupiamo? Per come la donna è stata ridotta da 20 anni di vergogna. Berlusconismo, cioè la solidarietà femminile manca perché sono 20 anni che il berlusconismo ci ha raccontato una donna, diciamo, come possiamo dire, la velina donna. Ecco, questa è la sintesi di una donna disturbata, come mi sembra che sia Asia Argento. Non c'è nessuna offesa in questo, perché può anche aver subito violenza e può essere disturbata, forse proprio per quello, perché ne ha subite di tutti i colori, ma ha l'aria disturbata, tanto disturbata che mi è venuto in mente che la donna che si lamenta che non ci sia solidarietà nei suoi confronti, soltanto pochi mesi fa, ma non 10 anni fa, soltanto pochi mesi fa, cioè nel febbraio del 2017, questa signora Asia Argento ha fatto una foto a Giorgia Meloni e l'ha pubblicata sui suoi social network. E sapete che cosa ha detto di Giorgia Meloni questa signora che, disturbata, dice che sono 20 anni di berlusconismo che fanno sì che non le sia, si sia solidari, si solidarizzi con lei? Ha scritto: la schiena lordosa della ricca e svergognata. Facciamo l'Italia grande di nuovo. Hashtag fascista ritratta al pascolo. Hashtag, ripeto, fascista ritratta al pascolo. Schiena lardosa. Se Asia Argento trova una ragazza più giovane di lei che fa politica e che si chiama Giorgia Meloni e si permette di dire fascista ritratta al pascolo e la schiena lardosa, posso dirvi la verità: a me il fatto che ci siano delle donne che non siano solidali con lei, lo capisco perfettamente. Lo capisco perfettamente perché l'aggressività di Asia Argento, che ha usato nei confronti di una donna che non conosce, che ha appena partorito e che viene considerata lardosa, la stessa aggressività, se l'avesse usata al 10% negli anni scorsi per denunciare le molestie sessuali, oggi forse Weinstein non avrebbe violentato tante altre persone, posto che poi vedremo come finirà la storia di Weinstein, chiaro? Quindi non sono un maschilista, non sono un maschietto. Penso semplicemente che la signora Asia Argento, quando pensa e reclama la solidarietà, si ricordi che cazzo di solidarietà lei ha avuto nei confronti di una donna che è rimasta incinta, che ha avuto un bambino e che dopo qualche mese non è stata ritratta al pascolo, ma stava nello stesso ristorante in cui c'era Asia Argento e ci aveva forse la schiena appesantita, posto che probabilmente non va nelle sue palestre fighette americane, appesantita da 9 mesi di gravidanza. Chiaro? Chiaro? Vabbè, chiudiamo la questione con la sergetto perché mi viene veramente il voltastomaco a pensare il tema della giornata, a pensare a questa roba di Instagram.
Il tema della giornata è attacco del PD su Visco. Sostanzialmente c'è una mozione del Partito Democratico che, mentre Renzi era in treno, decide di fare una mozione dicendo sostanzialmente, ve la faccio breve, dobbiamo cambiare il governatore della Banca d'Italia. Io devo dire la verità, ovviamente i pezzi oggi non lo dicono perché sono tutti a difesa del governatore della Banca d'Italia e tutti contro l'azione del Partito Democratico, però una cosa io sommessamente dico, le banche italiane hanno avuto dei problemi, questi problemi sono arrivati più tardi rispetto al resto dell'Europa, questi problemi sono giganteschi, questi problemi hanno riguardato i contribuenti italiani che hanno finanziato le banche italiane con dei prestiti, questi problemi hanno raccontato malversazioni di banche e banchette in cui sono parenti o non parenti, mi interessa poco, ci sono, c'è stato un problema al sistema bancario italiano quando ci avevano detto che non c'erano problemi al sistema bancario? Sì, è la risposta. E allora quello che doveva esercitare la vigilanza e il controllo sulle banche italiane, una minima responsabilità, e quel controllo e quella vigilanza, la Banca d'Italia ha tutti i poteri per farlo, una minima responsabilità, visto che deve essere rinnovato il 30 ottobre di quest'anno, un politico si può permettere di alzare il ditino e dire scusate, forse in Banca Italia negli ultimi anni non avete visto quello che stava succedendo, quel ditino lo può alzare o viene considerato in questo caso, come qualche giornale ha evocato, come il vecchio intervento di Andreotti su Sarci su Sarcinelli e Baffi, è la stessa cosa? È la stessa cosa? Direi proprio no, perché qui non stanno facendo fuori un governatore della Banca d'Italia come avvenne all'epoca con arresti, indagini e operazioni oblique. Qua abbiamo cambiato le regole per cui la Banca d'Italia ormai viene nominato il governatore e a scadenza il suo mandato, e quindi Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Banca d'Italia in una sorta di concertazione all'italiana decidono il prossimo governatore della Banca d'Italia. Se il Parlamento alza il dito e dice scusate, magari cerchiamo di trovare una persona diversa da Visco, non è che mi sembra che sia un attentato alla Costituzione, che lo è per tutti i giornali italiani, Mossa, Maldestra per Franco, Spettro, attacco di Andreotti a Baffi e a Sarcinelli, e poi leggo Gentili sul Sole 24 Ore, si lasci laforare piuttosto la commissione parlamentare sulle banche, una minchiata, cioè prendiamoci in giro, adesso Gentili è persona troppo intelligente per sapere che una commissione presieduta da Casini sulle banche in Italia, posto che fra 3 mesi il Parlamento si scioglie, serve a zero. Io dico semplicemente, nel rispetto della Banca d'Italia, delle prerogative di tutte le istituzioni, come si dice bene, forse dare un segnale che di discontinuità non è una roba da golpe alla Maduro. L'Appendino è indagata per aver occultato da un bilancio all'altro una posta di un debito del passato e il Movimento 5 Stelle grida complotto, e la politica è sempre così, quando attaccano te è sempre un complotto, quando attaccano gli altri invece è sempre cosa buona e giusta. Pignatone, il procuratore di Roma, il capo della procura di Roma, fa una circolare e dice ai suoi una cosa che se l'avessimo detto noi saremmo andati in galera per falso ideologico, non procedere a iscrizione del registro degli indagati in modo affrettato, cioè dice vostri PM, prima di indagare, di iscriverlo al registro degli indagati e mandargli un avviso di garanzia, state attenti e controllate perché riuscite, se no è già una mezza condanna, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, quello che vale per l'Appendino, per la Raggi, che sono iscritte al registro degli indagati e sono state già condannate, ma motivo per il quale il partito della Raggi e dell'Appendino utilizzava lo stesso strumento nei confronti dei loro avversari del PD e di Forza Italia, insomma un po' più di cautela per tutti ci vorrebbe, la stessa cautela però che la Procura di Roma non ha avuto su Mafia Capitale, caro Pignatone, che oggi fa il garantista, perché ricorda oggi Nordio sulla prima pagina del Messaggero, è che cavolo, oggi abbiamo letto le 1500 pagine della sentenza, cioè già 1500 pagine, io dico i magistrati quanto tempo ci perdono, capisco, è il casino del diritto italiano, perché se non avessero fatto bene queste 1500 pagine magari ci sarebbe stato un appello, cioè il gran casino. Comunque, in queste 1500 pagine si dice che Mafia Capitale non è mai esistita, era un sistema diffuso di corruzione e non c'era l'intimidazione. Oggi Nardi lo dice chiaramente e dà un grande giudizio e plauso ai magistrati che sono riusciti a dare pene severissime ma non a cadere in quell'equivoco della mafia che non c'è, perché non c'è lo strumento dell'intimidazione così come l'associazione mafiosa pretende. E in più, l'altra cosa che dice Nardi, le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state rimesse nel loro giusto alveo, cioè nel contesto. Critica poi Nardi, e qui arriviamo
al codice nuovo per antimafia, che equipara i corrotti e i mafiosi, cosa che oggi leggo sui giornali invece Mattarella vorrebbe ancora rendere più estendere ad altri soggetti. Molto buono oggi Ruffini, che è il capo dell'Agenzia delle Entrate, secondo me è un passo diverso rispetto alla precedente gestione vischiana, non governatore della Banca d'Italia, ma Dracula, l'ex ministro delle Finanze, si vede. Perché rispetto alla Orlandi dice una cosa semplicissima: lo spesometro è una stupidaggine, è fatto male e dobbiamo cercare di semplificarlo e riportarlo semmai a 6 mesi. Noi pensiamo che si potrebbe annullare del tutto questo spesometro inutile, ma già un passo così avanti dal capo dell'Agenzia delle Entrate ieri in commissione parlando dello spesometro mi sembra cosa buona e giusta. L'ultima cosa che vi voglio dare è una piccola buona notizia, perché tutti quanti odiano le persone in Lamborghini perché sono ricche, perché sono cafone, perché i colori delle Lamborghini fanno schifo. In realtà quei cafoni, quegli orrendi personaggi che comprano Lamborghini, quegli evasori fiscali, fanno sì che la Lamborghini, c'è una notiziola oggi sul Corriere della Sera, raddoppi il suo stabilimento. E sapete dove lo fa? A Sant'Agata Bolognese. La Colussi purtroppo licenzia e la Lamborghini invece raddoppia lo stipendio grazie ai ricconi cafoni che si comprano la Lamborghini. Pensiamoci quando abbiamo sempre questa idea della ricchezza che fa male. Un saluto, un appuntamento a questa sera, sia a Matrix, a 105 Matrix alle 19 su Radio 105, sia a Matrix sul canale 5. Ciao!